provi una volta, poi non smetti. La cosa più bella è quando c'è questo confronto, questo... Avevamo dei sogni, anche se fossero stati i sogni più banali, erano pur sempre dei sogni. Ricordo questa recita con i burattini e avevo il burattino in mano e non mi bastava, nel senso ero lì che dicevo come faccio a dargli vita di più, quindi quello è proprio il primo frammento in cui ricordo la volontà di dar vita a qualcosa. E poi la sensazione proprio di aver trovato finalmente il posto in cui volevo stare. Ho sempre voluto fare questo, è un po', non saprei cos'altro fare se non... Però l'ho sempre saputo, quando c'era l'occasione a scuola di fare dei corsi di recitazione l'ho sempre fatti. Se io sono dipendente dall'amore e mi capitano tutti gli uomini che si innamorano di me, come faccio a resistere? Ce lo diciamo spesso che il teatro è una forma di conoscenza della realtà e quindi comunque sempre più adesso personalmente avverto questa esigenza di legare un motivo sociale, civile per fare questo. Bisogna parlare delle cose faccia a faccia con le persone per spingerle a riflettere. Forse è un po' presuntuoso dirlo, però io mi rendo conto quando affronto certe tematiche che le persone che sono venute a teatro e che hanno guardato e che si sono immedesimate escono un po' cambiate, vanno a casa e ci pensano. Ma lo so cosa pensate, non ti capitano, te li cerchi, non è vero? Si innamorano, non è colpa mia. Mi affascina questa situazione di condivisione e la possibilità di comunicare emozioni e anche riflessioni e anche idee attraverso questo mezzo che si chiama il teatro e cercare di arrivare al pubblico. Perché sociale significa incontrarsi, vedersi, parlarsi e quindi... In questo il teatro può essere molto utile e mi prendo personalmente la responsabilità di farlo. Sì, fa scoprire tante cose della personalità, di belle e di brutte. A me capita che mi fanno fare sempre o la cattiva o la ragazza dei buoni costumi e dei facili costumi e quindi non capisco, dico perché mi succede questo quando nella vita sono tanto cara, tanto tranquilla. Però sì, si vede che c'è qualcosa di più scuro, di meno esplorato che ha bisogno di venire fuori, altrimenti forse impazzisco, non so. Se dovessi scegliere una cosa direi che in cui mi ha aiutato il teatro è l'ascolto, però non ascolto diciamo solo acustico, proprio ascolto l'osservazione. Penso che questo veramente il teatro possa aiutarlo e penso che sia un lavoro che non finisce mai perché comunque reagisci di conseguenza a quello che ti sta intorno. Beh, si cerca di far sì che siano entrambi, ma quando non ci sono i presupposti continua la passione e si fa in modo che ritorni lavoro. Non posso immaginare di descrivere la mia vita senza la musica. Noi non siamo né dell'est né dell'ovest, ma siamo in mezzo. Credo che un attore bravo, o comunque un attore di talento, o comunque un attore, insomma, che credo che debba essere generoso. E la tenacia anche,
Cioè mi sono scoperta molto poi tenace nel voler portare avanti le mie, i miei progetti, seppur con tutti i momenti di sconforto di sorta. Una forza che si tira fuori nei momenti più critici, quando sei sotto debutto, quando pensi che le cose non arriveranno mai in tempo, e allora ci metti ancora più impegno. Pensi che non ce la puoi fare, invece poi ce la fai. E quindi la disciplina e la tenacia e anche un po' di coraggio. Durante gli anni di studio d'accademia, dove davvero lì devi stare tutti i giorni, dalla mattina alla sera, per 3 anni, lì è il primo vero momento in cui viene testata la tua passione e capire se questa cosa vuoi davvero che sia un lavoro. Se si continua a distruggere la scuola, probabilmente è molto più difficile che i ragazzi abbiano una cultura teatrale, una preparazione per poter apprezzare in questo caso il teatro classico. A me personalmente piace molto il teatro che fa riflettere su delle cose e che veramente fa accadere che poi lo spettatore magari torna a casa e si fa delle domande. Il mio spazio ideale è un posto dove si respira teatro tutto il giorno, attraverso incontri, laboratori, prove e poi anche lo spettacolo, quindi una O di legno aperta H24. Sono sicuro che... Sicuro? Sono sicura che tra poco ce l'avremo questa risposta. Mi sto chiedendo tanto, in effetti, quale deve essere il luogo ora, in effetti, con i social network e con l'evoluzione della comunità. In effetti ora la comunità è il social network, per cui il teatro... Quale teatro mi piacerebbe rappresentare la mia opera? Non lo so, però mi piacciono i posti intimi in cui io posso avere un rapporto diretto con lo spettatore per il momento. Poi insomma, se un giorno capita il teatro Argentina, che ci va schifo. Ora sono diventati fantasmi. Io sono Paola Giglio. Sì, ma creduta. Sì. Sono Angelo. Un po' di ordine non farebbe male. Sono Xenia Martinovic. Nuovi. Sono Chiara Tomei. Mi sono scordata la domanda.